Speriamo che questa marcia più che noi cerchiamo di dare, di trasmettere alle persone, perché il problema non sono tanti i bambini, ma quando sono le persone un pochettino più grandi, che ancora non riescono a capire che significa avere dei problemi, che significa andare a vivere con bambini che hanno problemi, perché le strutture, vabbè, è tutto un mondo particolare. Noi con questa manifestazione vogliamo dare l'input a tutti quanti a vedere che non sono diversi quelli che hanno i problemi, perché riescono ad andare sulle macchine, riescono ad andare sulle giostre. Ci vuole solamente un po' di attenzione di tutti quanti, dalle autorità, dalle amministrazioni fino ai padri di famiglia normali. Grazie. A tutte le famiglie e a tutte le istituzioni, che quello che state vedendo oggi, quello che si farà, quello che facciamo tutte le associazioni, deve essere d'esempio per tutte le famiglie, per far uscire i propri figli, per farli integrarli nella società e per le istituzioni, affinché ci danno un aiuto concreto, perché i nostri figli devono vivere. Mi dà il sole dentro un brivido. Ma sì, continuiamo insomma sull'onda di un orientamento che ormai è consolidato qui in mezzo ai bambini, l'educazione stradale, è un'iniziativa bellissima, fra le più belle forse che si potevano ideare. Poi insomma io in mezzo ai bambini ci sto particolarmente bene, penso che sia un'attività da intensificare, è importantissimo iniziare da questa età insomma ad approcciarsi all'educazione stradale, sono anche loro simbolicamente un attestato. Poi ci sono anche, c'è la partecipazione dei bambini insomma con delle caratteristiche particolari, giornata bellissima. Questa è una manifestazione che è stata voluta fortemente dalla Commissione per Opportunità del Comune di Paola, proprio per dare voce a questi bambini che comunque disabili, però per quanto mi riguarda, perché è proprio una marcia in più? Perché tutti i bambini, quindi dico, sottolineo tutti, hanno una marcia in più. Allora, noi oggi vogliamo dedicare questa giornata a questi bambini per far capire da piccoli già che cosa vuol dire stare sulla strada, sia da pedone oppure con la bicicletta, quindi capire il significato già da piccoli che cos'è l'educazione stradale, perché già da piccoli riescono a capire meglio, e quindi loro insomma già con questa nostra struttura loro già da piccoli capiscono come devono guidare, come sarà il loro futuro da ciclomotorista, da guidatore di un'auto, eccetera. Beh, di marce ce ne sono tante ancora da inserire, però con la buona volontà e la disponibilità di tutti, soprattutto delle persone adulte che indirizzano i propri figli verso lo stare insieme, verso condividere tutte le cose belle che ci sono nella vita, sicuramente le marce si ingraneranno da sole e tutto verrà naturale. In bocca al lupo. Crepi. Siete volontari della Croce Rossa, giusto? Sì. Quest'oggi è un'assistenza divertente quella che prestate ai bambini? Assolutamente sì. È senz'altro divertente, ma non solo loro, anche noi ci divertiamo. Quindi siamo prontissimi a fare un sacco di palloncini. Perfetto. Sì, noi siamo sempre presenti a queste iniziative. Io personalmente sono sempre disponibile, come tutti quanti sanno. E questa mattina per me è una giornata molto importante, perché
dedicata ai bambini meno fortunati di noi, lasciatemelo dire, però allo stesso tempo sono bambini speciali, bambini importanti che devono proprio essere integrati nelle attività di tutti i giorni. Questa mattina abbiamo organizzato educazione stradale, balli di gruppo, abbiamo organizzato un buffet pronto per tutti quanti loro e io sono molto felice adesso perché mi sento importante in queste piccole cose. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato all'organizzazione, Lorana, il Castello, le pari opportunità, Leonardo e tutti quanti al comune di Paola. Grazie.